cercherò di utilizzare 3 minuti dividendoli in 2 parti, 2 seri e 1 proprio leggero, visto che sono stata minacciata dal professor Morcellini di chiamare il telefono azzurro, che la bambina in sala è mia figlia. Allora, l'intervento serio è quello sul turismo, che è poi l'area di competenza. Io non ho le tasche, non sono uomo, così. È un intervento di questo tipo, è un settore, quello turistico, che per definizione richiede condivisione e collaborazione, perché le persone che vanno in una destinazione valutano l'insieme dell'esperienza che vivono. Poi possono valutare singolarmente gli aspetti, ma di fatto l'esperienza complessiva è una e viene valutata nella sua totalità. Allora, da tanto si parla di condivisione. Io ricordo, e qui scendo, faccio riferimento ad Alberto, mi rivolgo ai 20 milioni di analfabeti di ritorno, scendo sul livello pratico con 2 slogan. La condivisione è stata vista come il pubblico ci mette i soldi come ce li dividiamo, oppure ma il comune mezzo gaudio. Questo è stato l'approccio alla condivisione, piuttosto che un approccio invece costruttivo o positivo. Dall'altro lato abbiamo avuto però delle risposte che nel tempo hanno dimostrato che invece la collaborazione, se c'è, funziona, così come se c'è la condivisione, e la Puglia ne è un esempio, e hanno anche dimostrato una cosa che sono contenta che finora non ha detto nessuno, perché è quello che volevo dire, anche se per Luigi l'ha accennato, cioè il ruolo delle persone. C'è un capitolo nel libro di Claudio che io ho fortemente caldeggiato, che è quello sull'esperienziale, che ha dimostrato nel turismo come le persone siano diventate da utenti, nome terrificante, fruitori, turisti, tutto quello che vogliamo, a stakeholder, cioè a coloro che contribuiscono, meglio, a coloro che contribuiscono a definire le esperienze. Sono cresciuti in maniera autonoma e spontanea, sono nati sotto forma di siti di recensione turistica. Oggi, volenti o nolenti, questi siti, io sono una di quelle che ritiene che siano poco attendibili e ho sempre criticato in un certo senso TripAdvisor, ma volenti o nolenti le persone, prima di scegliere dove andare o dopo aver scelto dove andare, vanno a verificare o a consultare quello che c'è scritto nei siti di recensione. Allora, forse, e questo è il mio messaggio, il concetto di condivisione sicuramente va visto in termini di collaborazione tra gli enti pubblici, gli operatori e i residenti, chi in qualche modo vive, fruisce, si avvantaggia e subisce, se vogliamo, il turismo. E il concetto di collaborazione invece va ampliato, anche quello di condivisione lo andrebbe, ma quello di collaborazione ormai lo è già, oltre che con i residenti, anche con le persone, cioè con quelli che poi saranno, parlando di turismo, i turisti. Infatti, una domanda che io pongo sempre quando mi trovo di fronte agli operatori, cosa che mi capita abbastanza spesso, è: quanto siete disposti a rinunciare oggi per avere qualcosa in più tutti domani? Perché tutti parlano, io sento da tanti anni, da quando è uscita la legge del 2001, tutti parlavano, la legge 135 sul turismo, tutti dicevano che bello, facciamo i distretti, facciamo gli STL, collaboriamo, collaboriamo. Poi quando ci si trovava di fronte a dover rinunciare a qualcosa, perché questo è l'approccio sistemico di cui tu parli poi nel libro, quando si trova a rinunciare a qualcosa oggi per forse avere qualcosa di più domani, si tiravano tutti indietro, cominciavano i corporativismi, le discussioni, chi mette i soldi non ci sono, con un approccio del tipo: quanti soldi abbiamo, vediamo che progetto riusciamo a fare, e non io ho un'idea, ho un progetto, abbiamo degli obiettivi e vediamo come possiamo raggiungerli, magari dividendoli in vari step. Ora, credo che contrariamente magari, o forse in maniera concorde con quello che ho sentito, i tempi siano maturi. Concordo con quello che diceva Silvia, forse sono marci, abbiamo superato il livello di maturità sotto certi aspetti, però la volontà delle persone di partecipare, questo il sondaggio l'ha dimostrato, è evidente e forte. Dove hanno potuto farlo in maniera spontanea è avvenuto, dove in qualche modo c'è la possibilità di intervenire, questo è avvenuto, il turismo lo dimostra, speriamo che avvenga anche in altri ambiti. Va da sé che abbiamo avuto la prova in Italia, cito la Puglia perché è l'unico caso di cui si può parlare negli ultimi 10 anni, ormai, 7-8 anni, abbiamo avuto la prova che si può crescere, si può sviluppare quando si parla appunto di capitale intangibile, e abbiamo avuto la prova che si può fare anche nel mezzogiorno senza ragionare, con l'approccio del tipo: quanti soldi mi date, vediamo quello che riusciamo a fare. E così, diciamo, concludo l'intervento serio, quello che mi appartiene dal punto di vista di ambito di competenza. Concludo dicendo che il messaggio da parte di Francesca e mio è che il libro ci è piaciuto tantissimo, giusto?
Quindi lei ha aspettato finora perché voleva che ti dessi questo messaggio, in qualche modo l'abbiamo vissuto. Io volevo mandare una mia fotografia, ahimè, terribile, per questo l'ho fatta vedere, su Mammoth Lake, la Sierra Nevada, quest'estate, con il libro di Claudia a leggere, appoggiata su uno scoglio per fare le ultime considerazioni e correzioni. Sono molto contenta, è tutto merito tuo, nel senso, io non ho fatto niente, ti ringrazio per i ringraziamenti, ma finalmente qualcuno, un architetto, Franco perdonami, ma finalmente un architetto che non dice che gli urbanisti sono gli unici che possono parlare di sviluppo territoriale. Questo mi sembra una cosa fantastica. Franco, non fare commenti.